Eccoci, bene, ben arrivati, finalmente possiamo partire. Ben arrivato a Lorenzo Rossi, benvenuto a Luca Mastrorocco. Ciao Daniele. Parliamo di un tema che chi mi conosce sa che amo tantissimo, il mobile marketing. Lo facciamo in questa sessione. Qua di fronte a me appunto ci sono Luca, e Lorenzo. Ciao. Ciao a tutti. Luca e Lorenzo in realtà si collegano direttamente da Berlino. Sono i creatori di una community e di un portale che ha preso la ribalta negli ultimi mesi, diventando il punto focale in Italia per quanto riguarda il mobile marketing e mobile marketing Italia. Tra un attimo lo presentiamo e affrontiamo un po' con loro lo stato dell'arte di questa tematica in Italia. La prima domanda che vi faccio è un po' questa. Prima di tutto, uno, se dite due parole su di voi e soprattutto uno, cosa ci fate a Berlino? Due, perché da Berlino avete pensato di creare Mobile Marketing Italia? Sono Lorenzo, ciao a tutti. Hai fatto due domande che per parlarne ci vorrebbero 4 ore, quindi cercherò di essere conciso e poi passo la palla a Luca. Io sono Lorenzo, sono arrivato a Berlino da 7 anni, da quando sono qua ho iniziato a lavorare nel mondo del mobile, soprattutto nello specifico nel mondo delle applicazioni mobile, della promozione delle app mobile. E ho conosciuto, diciamo, ho imparato a conoscere un sacco di aspetti che prima per me non esistevano neanche. E questa, diciamo, per me personalmente potrebbe essere la prima spiegazione per cui è nato Mobile Marketing in Italia. Però lascio la palla a Luca, che non so se è di qua o di là, però potrà dirvi qualcosa di più. È più in là di te, è un pochino più in là, Un po' più là. Ciao Daniele, grazie dell'introduzione. Io sono Luca e sono a Berlino da ormai quasi 10 anni. Sono arrivato qui, ho fatto un percorso un po' più particolare di quello di Lorenzo, perché prima di venire a Berlino ero in Australia e a Berlino ho lavorato nel digitale da sempre. Prima al lato desktop e poi lato mobile. A differenza di Lorenzo, ho lavorato più dal lato delle agenzie, quindi ho aiutato clienti in diversi verticali, non solo in Italia, anche all'estero. Nell'ultima esperienza, infatti, ho lavorato a livello globale e penso, come diceva Lorenzo, poi il fatto che lavoriamo dall'estero, da Berlino, un po' che abbiamo appunto questa esposizione al mercato internazionali, è stato quello che ci ha portato a creare appunto Mobile Marketing Italia. E la storia è un po' lunga, magari la facciamo un po' più Ti breve, ringrazio. però diciamo con Lorenzo ci siamo conosciuti un po', mi sa, forse 4-5 anni fa, a una delle tante conferenze qui a Berlino, e un anno e mezzo fa, penso. Ci siamo ritrovati a chiacchierare appunto della situazione del mobile in Italia, particolarmente, e ci siamo chiesti come mai non ci fosse nulla di specifico per il mobile advertising, mentre tutti parlavano ancora di digitale. E da lì appunto ci siamo, tra un drink e l'altro, forse uno di troppo, ci siamo decisi di appunto di iniziare questa avventura con Mobile Marketing Italia. Giusto per farti una piccola parentesi, eravamo così tanto sorpresi pochi giorni dopo che abbiamo trovato il dominio mobilemarketing.it disponibile. Quindi a conferma del fatto che ancora nessuno ne parlava in Italia, per cui siamo stati abbastanza fortunati. Bene, bene, grazie. A questo punto la domanda che mi viene automatico un po' farvi è, siccome in qualche maniera avete un punto di vista privilegiato rispetto allo scenario globale, stando appunto a Berlino, come vede partiamo da un'introduzione generale. Voi come vedete oggi lo scenario del mobile marketing, con particolare riferimento magari alle app mobile in Italia, quali sono le prospettive? E soprattutto qual è la differenza, se c'è una differenza, rispetto a quello che vedete in Germania o nel resto d'Europa? Allora, se posso partire io, Certo. ormai andiamo in ordine di posizione a quel che ho capito. Facciamo così. Vedo, tra l'altro, ne abbiamo parlato con Daniele un paio di giorni fa, quando siamo sentiti preventivamente, vedo un crescente interesse, riguardo al mobile marketing e all'app marketing.
se ti dovessi dire rispetto a un anno e mezzo fa, quando siamo partiti, molto più alto interesse in generale. Quindi questa è una cosa che sicuramente ci fa piacere. E lo vediamo dai numeri del sito, per esempio, le ricerche su termini specifici, sul mobile, sulle app. Quindi le aziende stanno probabilmente iniziando a capire che il mobile, come diceva Luca prima, è una cosa diversa dal desktop. E questo, secondo me, ma proprio secondo Mobile Marketing Italia, è la parte fondamentale che ancora non era chiara alle aziende italiane. Questa è la situazione in Italia. Rispetto al resto dell'Europa o rispetto a Berlino, secondo me, al momento siamo ancora anni luce indietro nell'Italia, per un semplice motivo. Qui a Berlino ci sono aziende che basano la loro attività e il loro business esclusivamente su mobile, tantissime aziende. Mentre quello che sembra a me, negli ultimi anni in Italia l'app è stata fatta perché era una cosa che andava fatta, era un po' il sito degli anni 2000. Devo fare il sito perché ce l'hanno tutti e poi lo lasciano lì. E mi sono trovato a parlare con delle realtà aziendali che hanno detto: guarda, abbiamo fatto l'app 2 anni fa perché andava fatta, abbiamo visto che funziona, però non sappiamo quello che fare, cioè, capito? Fare una cosa perché va fatta e poi vedere che funziona. Quindi questa è un po' la situazione. Ovviamente mi posso sbagliare, posso avere una visione limitata, però è quello che mi sembra. Luca? Sì, diciamo che posso solo confermare naturalmente quello che diceva Lorenzo. Da Berlino, l'unica cosa che vediamo è che le altre nazioni in Europa sono molto più avanzate da un punto di vista di applicazioni mobile, di come approcciare appunto il mobile marketing. Basti vedere anche alla Spagna, per esempio, che è molto simile in termini culturali, in termini economici all'Italia. Però dove ci sono state appunto aziende con applicazioni mobile che sono diventate abbastanza grandi, basti pensare a Glovo, basti pensare a Letgo, comunque sono realtà che in Italia ancora mobile first, come si suol dire, non ce ne sono state tante ancora. Però, come appunto diceva Lorenzo, sicuramente l'interesse inizierà a aumentare. Quindi speriamo anche con il nostro piccolo contributo di aiutare il tutto. Guarda, qui si aprirebbe in realtà un tema che mi piacerebbe tantissimo affrontare, magari potremmo rimandarlo a un altro momento, che sarebbe un po' quello anche di avere il vostro parere su quanto può contribuire o quanto pesa il supporto in termini di finanziamenti statali e aiuti in qualche maniera all'evoluzione, perché per esempio so che in Germania, ho citato la Spagna o il Portogallo, effettivamente ha avuto strategie e visioni da questo punto di vista probabilmente più avanti rispetto a quello che si è fatto finora in Italia. In realtà il focus di questa prima chiacchierata insieme vorrei metterla invece sugli aspetti anche di misurazione del mobile. Mi piace moltissimo l'avventura che avete intrapreso perché, appunto, come avete detto correttamente voi, evidenzia una lacuna di competenze verticali importanti. Riporta nero su bianco, mettiamola così, la complessità del mondo mobile. Rispetto per esempio ai tracciamenti e al mondo degli analytics digital. Focalizziamoci magari su questo. Un tema che a me incuriosisce sempre, racconto spesso, è la complessità delle metriche. Le metriche sul mobile, appunto, nel momento in cui tutti pensano, qualche anno fa, l'importante è avere un'app. L'obiettivo è fare tanti download. Ovviamente quella è un po' una vanity metrics, una metrica di vanità. Ci sono i numeri di download e poi da lì in poi c'è il costo per installazione, il numero di utenti attivi, fino a delle metriche che veramente il mercato, credo, conosca in veramente minima parte. Penso al CPLU, il costo per loyal user, o l'ARPDAU, il ritorno per investimento medio per utente giornaliero. Ci sono degli acronimi a cavallo della poesia, secondo me, in termini di complessità.
Ecco, la sfida è un po' questa. Vi chiedo un paio di metriche a testa, specifiche in qualche maniera, o quantomeno rappresentative del mobile, su cui oggi bisogna focalizzarsi una volta che si è messa in pista un'applicazione. Io dico sempre, fare un'app è un po' come mettere il razzo sulla rampa di partenza. Se poi finisce lì, non si va da nessuna parte. Ci va il carburante, ci va la strategia, ci va la visione per arrivare a conquistare Marte. Le metriche, un paio di metriche a testa, cosa ne pensate? Cosa ci proponete? Faccio partire Luca, perché se inizio a parlare di metriche... Sì, come hai visto, vale. La mia introduzione era abbastanza pronta. Vedo, siamo un po' sullo stesso piano. Io sono un amante del dato, quindi prego Luca, inizia poi magari. Guarda, sì, infatti io sono assolutamente molto più breve a riguardo. Le due metriche, secondo me, che possono essere interessanti da un punto di vista di misurazione, adesso forse è un po' banale come metriche, però sono CPA sicuramente e LTV. Io parlo di queste due metriche fondamentalmente perché, come dicevi te, Daniele, l'applicazione mobile è molto diversa dal sito. Il conversion funnel, il funnel di conversione degli utenti è molto più complesso, ci sono molti più step dall'install al purchase o all'acquisto in app. Però appunto CPA e LTV sono quelle fondamentali. Se il CPA è più alto dell'LTV dell'utente, il business non c'è. O comunque non è ancora dove dovrebbe esserci. E penso che queste siano le due metriche più importanti quando si inizia, o comunque quando si inizia a scalare le attività di mobile marketing. Adesso la palla a Lorenzo per una spiegazione. Faccio breve, sono d'accordo con Luca, cioè queste sono due metriche importantissime. Io vengo da quel vecchio stampo, te Daniele hai menzionato tutti i KPIs che io amo, perché li amo perché sono trovato a lavorare per applicazioni in diverse fasi della loro vita, diciamo. Quindi applicazioni come l'OV, la dating app, in cui dovevamo scalare, io sono arrivato che eravamo a 4 milioni di utenti, sono andato via dopo 2 anni, eravamo a 70-60 milioni di utenti. Lì guardi al CPI, perché lì devi scalare, cioè lì devi fare i numeri. E ovviamente tutto quello che è connesso al CPI, tutto quello che influenza il CPI, il click-through rate, guardi tutta la parte creativa, guardi tutta la parte di messaggio, quindi vuoi avere un costo per download, come hai detto te, Daniele, che è il più basso possibile. Poi ovviamente quando l'app è più matura, quando fai altri prodotti tipo a Zalando, guardavamo il costo per ordine, ovviamente il costo per primo ordine, il costo per secondo ordine, e sono questi CPA che sono poi importanti e diversi a seconda di ogni tipo di applicazione. L'applicazione gaming avrà il costo per compra a pacchetto, oppure l'applicazione e-commerce il costo per ordine, eccetera. E poi l'LTV, che è quello quando hai un'applicazione un pochino più complessa, un'applicazione a subscription, che vedi quante volte l'utente rinnova rinnova il pacchetto, il tipo di pacchetto che compra, tutto questo tipo di metriche. Quindi, di nuovo, CPA e LTV le più importanti, come diceva Luca, io guardo dal click, cioè per me è bellissimo vedere tutto il funnel e come in termini di acquisizione può influenzare qualsiasi parte con l'ottimizzazione. Vi faccio una domanda secca, vediamo se c'è una risposta o se si può abbozzare. Lifetime value, LTV, dopo quanto tempo in media ha senso considerarlo un valore attendibile? Questa è una domanda da 10 milioni di dollari forse. Guarda, ti rispondo davvero, davvero commerciale, dipende. Dipende dall'applicazione. Sto scoprendo di essere un ottimo commerciale anch'io, allora. Dipende, purtroppo penso sia difficile, però non so se Lorenzo ha esperienze più specifiche con applicazioni, però difficile. Io ti rispondo da head of marketing che doveva giustificare i numeri al management, e ti dico dipende allo stesso modo, perché comunque sia dipende veramente da tanti fattori. Ovviamente il tipo di applicazione è il primo, cioè se hai un'applicazione, ti porto ad esempio un'applicazione come Skyscanner, che la usi una volta, due volte all'anno quando vai in vacanza magari, oppure un'altra persona che la usa perché viaggia molto per lavoro, quindi ci sono
diversi tipi di utenti, diversi tipi di applicazioni. Io credo che ogni applicazione dovrebbe un po' capire il lifetime cycle dell'utente, ok? Quello medio. Una volta capito quello, poi possiamo definire come analizzare il lifetime value, perché ovviamente non ha senso, prima che ci siano questi tipi di dati, di dire il goal del lifetime value è questo qua. È un po' poi tutta la teoria dell'app marketing, no? Quando hai un'applicazione inizi a raccogliere i dati, i primi dati, inizi a vedere, poi man mano definisci anche degli obiettivi e dei KPI più precisi. Certo, è un po' un fine tuning costante, e quello che ci dite ci porta anche a dire in qualche maniera che Analytics e UX Design e Customer Journey sono veramente un lavoro a tre che va fatto in maniera costante e importante. Ovviamente parliamo di sviluppo mobile, quindi tenendo in considerazione i constraint e le caratteristiche dello sviluppo stesso, quindi magari con i PM e gli sviluppatori. È proprio un lavoro di squadra. Certo. Qualche suggerimento per migliorare queste metriche, magari con qualche case che avete visto? Come si fa a aumentare, a abbassare il CPI per quanto il cost per install per quanto riguarda una campagna di acquisition, qualche strategia, e come si fa a aumentare l'LTV, appunto, al netto del fatto che ovviamente dipende tanto dal settore e dal contesto e dalla country. Vado io, Luca? Vai. Ti parto dal CPI, perché poi è anche magari quella lì che è stata negli anni la mia esperienza forte, perché lavorando, vedendo, spendendo soldi sulle piattaforme di advertising tipo Facebook, Google, Twitter, Snapchat, questi social media, quelli più a direct response, riesci ad avere un'idea, riesci a farti un'idea di delle best practice proprio per diminuire il CPI, come dicevi te. E nella mia esperienza il testare continuamente è l'unico modo per riuscire a trovare, come si dice, l'ago nel pagliaio per portare poi i risultati migliori, perché se spendi 100 euro, 200 euro al mese, ti dico vai e spendi e festa finita, i risultati saranno buoni comunque. Quando inizi a spendere 100.000, 200.000, 500.000, le differenze di banner, per esempio, una call to action verde piuttosto che rossa, un formato video più verticale piuttosto che un formato orizzontale, queste sono tutte cose che influiscono sul momento in cui devi catturare l'attenzione dell'utente, e quindi ovviamente se tu hai un determinato numero di impression riesci ad ottenere innanzitutto più click, e poi questo già ti dà un maggiore numero di utenti che arrivano nell'App Store, nella pagina dell'App Store. E poi lì c'è tutta la fase di ottimizzazione dell'App Store. Quindi a questo punto, se riesci a ottimizzare anche quella percentuale, riuscirai ad avere ancora più utenti. Quindi, come dicevo all'inizio, in fase di CPI, proprio la fase di install, secondo me tutti i fattori sono importanti per buttare giù, per tirare giù il CPI. Un esempio che hai chiesto, io mi ricordo ai tempi di Lovu, spendevamo tanti soldi su Facebook per fare advertising, era una fase di scale, e mettevamo l'OVU app di incontri, mettevamo in ogni quadratino del carosello di Facebook, mettevamo una ragazza, un ragazzo a secondo del tipo di campagna. All'inizio il carosello era fatto solo di foto di ragazzi e ragazze, semplici. Poi vedevamo che il click through rate andava giù, e allora abbiamo iniziato ad aggiungere una cornicina intorno al frame dell'immagine. Il click through rate sale. Non bastava. Abbiamo testato a mettere pulsanti, abbiamo provato a mettere i pulsanti del like o non like, e quello ancora più ha incrementato il click through rate. Quindi queste sono tutte cosine che alla fine hanno portato ad avere dei CPI che ci permettevano di spendere soldi e scalare in modo efficiente. Questo è il mio punto di vista. Da un punto di vista del CPA, secondo me, naturalmente, come diceva Lorenzo, il CPI è il primo step, il CPA è un po' più complicato da ottimizzare o comunque da calcolare. Sicuramente in termini di ottimizzazione ci sono tantissime attività. Da un punto di vista marketing, advertising, di acquisizione, naturalmente continuano ad essere i testing dei vari canali, delle varie ottimizzazioni, diciamo, in termini di audience, fare delle targetizzazioni un po' più specifiche per vedere come appunto si comportano in app.
Però questo è solo quando parliamo di acquisizione. Naturalmente dal punto di vista di sviluppatore c'è anche una porzione di responsabilità, chiamiamola così, con ad esempio tutte le attività di engagement, come può essere CRM, in-app messages, push notification, email e retargeting. Tutte queste attività diventano fondamentali naturalmente per richiamare gli utenti che magari hanno installato l'app e non hanno mai fatto l'acquisto, o hanno messo la giacca nel carrello ma non l'hanno mai comprata, o semplicemente anche per proporre delle offerte migliori. Ti dico, noi lavorando anche con diversi tipi di cliente, una delle cose che cerchiamo di stressare il più possibile è che il CPA sì, deve essere un costo fisso, perché è naturalmente quell'equilibrio tra CPA e LTV, però non dipende esclusivamente dall'attività di acquisizione. Magari è un problema di prodotto, magari è un problema di funnel. Quindi bisogna, come dicevi te pochi minuti fa, è importante avere un lavoro di squadra anche con il team di prodotto per testare le varie funzioni in app e vedere appunto come gli utenti si comportano, aggiungendo, modificando degli specifici step nell'app. Noi abbiamo visto con uno dei partner con cui lavoriamo che aggiungendo semplicemente uno step di tutorial all'inizio, l'engagement era molto più alto, e questo naturalmente porta a una diminuzione del CPA. Quindi diciamo è sicuramente una combinazione tra testing, prodotto e naturalmente anche imparare un po' quello che ne succede con l'attività di acquisizione. Sì, perfetto. Sicuramente anche tutta la parte di onboarding è strategico nel processo di acquisizione. Mi permetto due battute a commento e complemento di quello che avete detto. Lorenzo mi ha ricordato una mia esperienza in termini di acquisition. Per esempio, una cosa che dal mio punto di vista vedo in Italia è ancora molto poco utilizzata, sono evidenziare le differenze tra Google Play e App Store, a cominciare da banalità, per esempio il fatto che su Google Play si può fare l'A/B test della scheda in maniera nativa sulla piattaforma. Ricordo un cliente per il quale lo convinsi a fare un A/B test cambiando semplicemente l'ordine degli screenshot e mettendo il quinto screenshot come primo. Nulla mi toglierà mai dalla testa che secondo me questo cliente ha pensato questo, non c'ha voglia di lavorare, perché invece di farmi una B-test serio mi propone di mischiare le carte giusto per far vedere che l'ha fatto. E invece, insomma, mi portai a casa una bella soddisfazione, perché effettivamente si dimostrò un incremento di download importante, perché aveva un senso questo test. Certo. Il secondo commento, rispetto invece a quello che dice Luca, è che la complessità, ma anche il fascino di tutto questo mondo, in questa chiacchierata che abbiamo fatto, l'abbiamo in qualche maniera specificatamente pensata per il marketing mobile first, per non dire quasi mobile only. Il mercato italiano è un mercato da questo punto di vista anche molto omnichannel, quindi per molte grandi aziende il mobile è uno dei touch point. La mia idea, che non so se anche la vostra, dovrebbe diventare forse il first touch point, nel senso che è un'omnicanalità che parte da lì. Ma pensare che tutte queste strategie devono rientrare ulteriormente complicate in un processo che passa attraverso diverse piattaforme, secondo me c'è veramente un sacco di cose da fare. Non so se la pensate come me. Io sono molto contento e molto soddisfatto di questa chiacchierata che ci siamo fatti. Vi ringrazio tantissimo. Ribadisco, seguite Mobile Marketing Italia, secondo me è davvero il punto informativo centrale che mancava per chi vuole essere verticale su questo settore e su queste competenze. Lancio lì un'idea con sinestesia, credo che ci sia possibilità di fare cose insieme. Questa prima chiacchierata, ribadisco, per me è stata molto piacevole e gratificante, ho respirato un'aria comune sul linguaggio. Vale anche per me, per Luca, penso anche per grazie mille per comunque sia le parole che hai speso per Mobile Marketing Italia, perché
come ben sai, quando fai queste cose c'è tanto sudore dietro. Assolutamente, assolutamente. Avete intervistato anche, peraltro, aziende e persone di competenza e di qualità. Quindi, oltre a condividere conoscenza sugli aspetti teorici, avete portato testimonianze molto interessanti nei vostri articoli. Mi piacerebbe, la butto lì durante questa registrazione, ragioniamoci insieme, magari cogliere l'occasione in futuro con Sinestesia di organizzare qualcosa anche di più strutturato, o altre interviste, o perché no un webinar o qualcosa, perché come dite c'è ancora molto da fare in Italia. Quello è anche il mio e il nostro punto di vista, quindi ragionateci, sicuramente lato nostro ci piacerebbe portare avanti un discorso di questo tipo. Assolutamente, assolutamente. Guarda, noi stiamo cercando di essere attivi anche in questo periodo di lockdown con dei webinar, per cui speriamo di poter trovare nuove sinergie. E nel frattempo ancora, come ha detto Lorenzo, grazie mille per le parole spese su Mobile Marketing Italia. E come dicevo all'inizio, naturalmente se il pubblico è interessato a seguirci può andare su mobilemarketing.it, abbastanza semplice da ricordarsi. Faccio un po' di pubblicità. Controlleremo poi il CTR della... Esatto. E comunque sì, assolutamente, non vediamo l'ora di trovare nuove opportunità per continuare a sviluppare questa conoscenza nel mercato italiano. Grazie mille. Va bene, mi giro per l'ultima volta virtualmente a sinistra per salutarvi e vi do il 5. Ciao. 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 Grazie mille, a presto. Grazie a voi, ciao. Grazie.